10 anni fa, esattamente il 10 aprile del 2014, rilasciando un'intervista all'Accademia Pareto, l'aveva già detto. E non è che è l'ultimo arrivato, è uno che in quegli ambienti ci ha proprio vissuto, anzi, ci ha proprio sguazzato. E poi però dice queste cose, vorrei poterlo riintervistare oggi, anzi c'è già l'invito per Massimo D'Alema, che ascoltiamo cosa diceva proprio su questo argomento il 10 marzo del 2014 sulla sovranità e sul fatto che noi già 10 anni fa avremmo dovuto riconquistarla per non cadere in delle trappole mortali. Prego. Ma noi siamo rappresentati in un Parlamento europeo, ma di fatto il Parlamento europeo non esercita il suo potere sulla Commissione, perché c'è una complicata architettura per cui la Commissione è un'emanazione dei governi europei e quindi è dominata dal punto di vista dei governi più forti. Ora se, insomma, già non è simpatico dover accettare dei sacrifici, ma dei sacrifici che appaiono imposti dal governo di un altro paese, sinceramente non sono accettabili. Già. No. Quindi si è creata proprio la farraginosità, direi, del meccanismo europeo fa sì che di fatto questi poteri sono esercitati da una tecnocrazia non trasparente. La sovranità noi in molti campi l'abbiamo già perduta e il problema è riconquistarla, perché noi, diciamo, se non raggiungiamo il famoso 3%, l'Europa ci punisce e ci multa. Quindi se vogliamo ridurre le tasse, il ministro dell'economia italiano deve passare 2 giorni a Bruxelles per chiedere l'autorizzazione. È d'accordo con il ministro Mogherini, che ha affermato recentemente che noi abbiamo 2 capitali, Roma e Bruxelles? Ma è così, noi abbiamo 2 capitali, diciamo, e direi che il peso di Bruxelles nella vita delle persone è un peso crescente. Quindi il problema non è cedere sovranità, è riconquistarla, cioè nel senso di sottoporre il potere europeo, che a mio giudizio è inevitabile, nel mondo globale è inutile che noi ci illudiamo che esista il concetto di sovranità novecentesco, è un'illusione senza, prima di qualsiasi fondamento. Sa dove io mi sono reso conto, diciamo, di questa illusione? Me ne sono accorto non in Europa, me ne sono accorto molti anni fa, sono stato il 96, quando io fui invitato negli Stati Uniti, ero il segretario del maggior partito di governo, c'era il governo Prodi, e andai a visitare la sala operativa di Merrill Lynch e lì mi portarono al desk Italia e c'erano 3 ragazzi, 2 di colore, ma ragazzi proprio, che compravano o vendevano bot. E quindi decidevano lo spread dell'Italia in buona parte. Sì, decidevano se noi avremmo avuto i soldi per fare le scuole, gli ospedali. Avevano la Reuters, se usciva una dichiarazione storta di qualche uomo politico vendevano, se no compravano. Avevano anche una grande libertà di decisione, diciamo. Ho avuto come l'impressione che quei 3 contassero più del Parlamento.